voltiamo pagina perché siamo in compagnia di una famosissima showgirl e conduttrice televisiva italiana. La sua carriera è costellata di successi ed è stata protagonista anche di tanti programmi televisivi veramente topici, da Drive-In a Giochi senza frontiere a Domenica In, Il grande gioco dell'oca e L'isola dei famosi. Si è un po' allontanata dal mondo della televisione, ma continua a farci compagnia con la sua simpatia e la sua bellezza. E quindi do il buongiorno, seppur in collegamento, a Simona Tagli. Buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Io sono qua a occuparmi, benvenuti intanto, benvenuti alla Vispa Teresa, non so se le luci sono carine. E questo è il magico mondo dei bambini, perché qui io ospito le mamme con i bambini in un gioco di divertimento intorno al taglio dei capelli, ecco. Che bello, Simona. Allora, iniziamo un po' a chiacchierare insieme, ecco, perché tu dopo aver studiato danza classica alla Scala di Milano e modern jazz nella scuola di Luciana Novaro, hai poi lavorato come modella. Come è entrata la televisione nella tua vita? Perché ho sempre desiderato fare TV e quindi ero una bambina piccolina, avevo, non so, 3 anni, guardavo già Macario, guardavo già la Raffaella Carrà, guardavo già tutti i miei idoli della televisione e quindi fra televisione, ma io vedo qui come se avessi un fantasmino, vedo qua la luce, ecco, adesso mi vedete bene, No, ti perfetto, vediamo come se avessi un benissimo, piano benissimo. alle spalle. No, perché questo negozio è magico, non si sa mai. Vabbè, e allora niente, ti stavo dicendo che allora i miei idoli erano la Raffaella Carrà per la televisione e la Carla Fracci per la danza classica. E io avevo poche idee, ma confuse, ma ero anche una bambinetta di 3 anni. Allora volevo andare alla Scala, volevo andare al Bolshoi, oppure fare la TV come la Raffaella Carrà. Questi erano i miei modelli. E beh, hai iniziato la tua carriera televisiva come comparsa poi nella trasmissione Popcorn durante proprio le fasi di avvio della televisione commerciale Canale 5. Come ricordi quel periodo? Allora, guarda, insomma, la gavetta aiuta e aiuta tutti quanti, anzi, io penso che si debba fare la gavetta, perché quando incontro qualcheduno, ti ricordi quando abbiamo fatto quel lavoro nei tempi lontani, ecco che qua sta arrivando in tempi lontanissimi, scusatemi, era una telefonata, e uno dice sì, caspita, quanto tempo è passato, no? Ma anche quanta storia abbiamo vissuto e questa è una cosa importantissima per chi vuole fare spettacolo, per chi vuole fare TV, perché cioè, insomma, imparare anche intorno a tanti lavori che si possono fare, anche quando arrivi a fare qualcosa di veramente importante in televisione o nello spettacolo, bisogna sempre rimettersi sul rullo di partenza, perché questa è Esatto. la regola prima, non si arriva mai a niente, sempre ovviamente mettendo in discussione le cose che sono più costruttive da quelle meno costruttive, insomma. E quindi devo dire che di attività ne ho fatta veramente tanta. Destreggiandomi fra una sfilata, un servizio fotografico, una réclame di yogurt e di formaggini, perché quando ero piccolina io facevo le pubblicità per gli yogurt e per i formaggini. Ta, Guarda. ta, 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 ta. Come vedi, quindi sono tutta un po' rotondetta ancora adesso. Ma arriviamo all'oggi, ecco, perché poi negli ultimi anni appunto ti sei un po' allontanata dal piccolo schermo e nel 2011 è aperto questo bellissimo salone di bellezza a Milano dedicato alle mamme e ai bambini. Perché questa scelta? Perché io mi occupo di femminilità, no? Se vogliamo, mi occupo di mamme, mi occupo di donne e quindi ho seguito anche la parte precedente della vostra trasmissione, della tua trasmissione, e ho visto che si parla spesso, un po' troppo spesso, secondo me, della donna vittima. Allora, secondo me se ne parla veramente tanto delle donne vittime, che dopo, voglio dire, Sai, si Simona, è un lanciano periodo anche particolare le... questo, È un l'abbiamo periodo vissuto anche particolarissimo, però vedi che delle violenze purtroppo importanti. continuare a parlarne non significa poi aiutare così fino in fondo, perché ne succedono sempre di più. E quindi io dico, bisognerebbe che nascessero delle scuole di comportamento per le donne che oggi ormai non possono più permettersi di essere
essere donne, devono essere uomini travestiti, cioè devono le nostre donne, le donne in generale, avere una testa maschile in un corpo femminile, in modo tale che l'amore diventi una scala mobile, no? Dove si sale e si scende a seconda di quello che si trova al piano, no? Ma essere veramente proprio come gli uomini, capaci di destreggiarsi fra un azzeramento del tassametro quando le cose non vanno bene e allontanare, perché siamo solo noi al centro dell'universo. Quindi dovrebbero nascere delle scuole dove insegnino veramente, che insegnino alle donne a sentirsi al centro dell'universo, con aspetti narcisistici importanti, e che le facciano sempre essere alte sul piedistallo di questi uomini che le stanno a guardare. Invece purtroppo questo non è, e quindi più si parla di violenza delle donne, più a me viene la pelle d'oca, perché dico no, una donna, cioè se ne parla come se ci fosse una ghettizzazione, no, della parte femminile, e questa cosa mi dispiace tantissimo. No, io personalmente non so, certo, parli che... delle mamme, sì. Perché la donna quando diventa mamma è emotivamente più fragile, e quindi io sono qui per sostenere i miei bambini che mi vengono a trovare alla Vispa Teresa, ma anche le mamme, perché il capello è fortemente psicologico, e quindi un taglio di capelli, un colore che ravviva, può anche accendere una giornata magari buia, che è buia fra le mura domestiche, no? Hai ragione, tra l'altro noi donne quando abbiamo voglia di mettere a posto i capelli, esatto, esatto, quando noi donne abbiamo voglia di svoltare la giornata, andiamo subito insomma dal parrucchiere, no? È proprio un atto primario. Sì, assolutamente, c'è tanta psicologia intorno al capello, ma anche per gli stessi bambini, che molte volte ci si domanda perché i bambini piangono quando tagliano i capelli, con dei pianti veramente disperati, no? E perché piangono? Piangono perché è una separazione, riuscire, cioè intanto una parrucchiera come potrei essere io, usa le forbici, no, per tagliare. Il bambino ha paura delle forbici, le forbici ci fanno male, certo. E soprattutto lasciare andare qualcosa di loro è una cosa importante, soprattutto nel momento più simbiotico in cui si è legati alla mamma, e quindi ecco che va accudito quel momento, va accompagnato. Io sono qua per questo. Che bello. Simona, tra l'altro poi tu ti sei anche laureata in architettura alla Statale di Milano, quindi un traguardo di tutto rispetto. Che emozione è stata quella per te? Ma guarda, io non vorrei parlare di tanti studi, però poi ho fatto tutt'altro nella vita, cioè a me piace, cioè ho iniziato come facendo il liceo artistico, l'architettura, ma io guarda, ho sempre pensato agli studi artistici, cioè sapere dividere lo spazio, sapere arredare lo spazio, come una forma di io adattabile alla vita, cioè guardare alla vita anche in un modo artistico, tant'è che mia figlia che sta facendo il liceo artistico proprio nella mia stessa scuola dove ho fatto io il mio liceo artistico, farà giurisprudenza. Ma perché? Ecco. Dici, perché una cosa così distante, no, dalle parti artistiche? Ma perché un avvocato, ora della fine, è colui che se il pennello rappresenta, voglio dire, il codice civile o penale, sa destreggiare il proprio pennello in un modo artistico, no? Se lo deve inventare questa pennellata, no? E quindi ecco, diciamo che i miei studi, la mia formazione artistica di fatto mi ha condotta anche a tagliare i capelli, perché nella vita bisogna comunque capire, no? Perché si sta facendo questo viaggio dell'eroe, io lo chiamo così, che è la propria vita, no? E in alcuni momenti si aprono dei cicli, si chiudono degli altri, in un modo artistico ci si deve assolutamente reinventare, perché e siamo rinnovare. A definirci. E direi che tu l'hai fatto, e direi che veramente tu l'hai fatto al meglio. Io veramente ti faccio i miei complimenti per il tuo salone di bellezza che si vede alle tue spalle, veramente meraviglioso. Grazie, e le farfalline, magico. Esatto, esatto.
E ti saluto ancora, grazie per essere stata con me a Mattina Grazie, Live, seppur in complimenti. collegamento. Simona Tagli. Un besito.